Non solo è possibile fare innovazione tecnologica in agricoltura, ma dobbiamo dire che in Italia l'agricoltura è tra i comparti che maggiormente si è spinta nel fare delle innovazioni, soprattutto con anche quelle che oggi vengono definite tecnologie 4.0. Quindi abbiamo alcuni settori, come il settore anche vitivinicolo, che sono stati un faro per quella che è l'innovazione tecnologica applicata anche a un'agricoltura di qualità, quindi non necessariamente all'agricoltura, quindi all'agroindustria, dove ormai da tanti anni abbiamo delle aziende ultra robotizzate, quindi molto evolute dal punto di vista della tecnologia. La cosa interessante oggi qual è? Che la democratizzazione delle tecnologie rende possibile la possibilità di fare agritech, di addomesticare l'agritech anche alla piccola agricoltura di qualità, un'agricoltura che fa forte molto il nostro territorio, anche il nostro brand territoriale, e penso soprattutto a Dieta Mediterranea, che oggi è tra i 10 brand più famosi del mondo. Un brand importantissimo, un concetto scientifico nato in provincia di Salerno, quindi con le ricerche di un americano che viene a scoprirlo qui, Ansel Key, che ahimè non ancora capitalizziamo al massimo. Quindi forse una delle chimere della prossima innovazione tecnologica nel comparto agri-food sarà quello di mettere a sistema, quindi le reti territoriali, ma anche alcune caratteristiche intrinseche dei prodotti della dieta mediterranea, come per esempio le caratteristiche nutraceutiche, e riuscire in qualche modo a farne un asset vincente in tutto il mondo. Ci tenevamo molto in questa 15ª edizione con la sezione Agrotech dei progetti innovativi collegati a idee sia di startup che di aziende, avere Alex Giordano, perché diciamo è un riferimento nazionale sul tema, oltre ad essere responsabile dei PID della Camera di Commercio, ma anche con una visione ben chiara, perché ci sono agricolture e metodologie innovative diverse a seconda delle dimensioni dei territori e dei aziende agricole che sono collegate, e questo è un messaggio importante, quindi far vedere che non c'è solo un tipo di innovazione o c'è solo un mercato della grande agricoltura, ma ci sono delle specificità territoriali che sono la peculiarità dei nostri territori, e quindi era giusto e più che opportuno e importante per noi avere la voce di Alex Giordano in questa tavola. La cosa importante quindi è considerare le tecnologie dal punto di vista dei benefici che possono dare all'impresa e non solo dal punto di vista di chi produce e vende le tecnologie. Questa è un po' la filosofia anche del progetto PIDMED portato avanti dalla Camera di Commercio di Salerno per tutte le micro, piccole e medie imprese del territorio, e credo sia anche la filosofia giusta da applicare a un progetto, a una visione di sviluppo dell'agritech made in Sud.